siamo in compagnia di Max Weber accanto a una Mustang con una bandiera americana. Tu sei il presidente del club Route 66 per possessori di automobili americane. Perché questa passione per le automobili americane? Ma la passione delle automobili americane è nata fin da ragazzino, lo sono ancora però. Ad ogni modo nasce perché la mia generazione, penso la nostra, è nata un po' guardando i telefilm di Starsky Hutch, di Hazard, Happy Days, per cui era un po' inevitabile a non averla, non aver questa malattia per le auto americane. E, tornando al discorso di prima, siamo uno dei club più attivi del settore, oltretutto il primo e l'unico federato ASI. Weber è un cognome che ha molto a che fare con il mondo dell'automobile, però che io sappia non ci sono auto americane che hanno un carburatore Weber sotto al cofano. Qui ti devo contraddire, nel senso che la Weber ha fatto parecchi carburatori in collaborazione anche con l'Edelbrock, erano Edelbrock Weber negli anni 70 e tuttora anche negli anni 80, anzi erano carburatori high performance, quindi per macchine un po' più... Solo nelle versioni diciamo di punta dei modelli? Solo nelle versioni di punta, sì, quindi devo dire che insomma porto fiero il mio cognome, da scherzi a parte. Vogliamo fare una carrellata di tutte le automobili che ci sono qui? Perché tanto ognuna avrà una storia particolare. Certo, noi abbiamo voluto fare questa rassegna che ha un filo logico con il cinema. Partendo dalla Mustang appunto del 66, che è anche un po' il più conosciuto, il più ambito, da film come Poliziotto a quattro zampe con Belushi a Beverly Hills, che è stato un telefilm che ha fatto un po' impazzire più le ragazzine che i ragazzini degli anni 90. Passiamo poi a una versione posteriore del 68, sempre convertibile, e alle versioni fastback. Questa è la prima fastback, che è un mito, che ricorda Bullet con Steve McQueen, sempre un film cult degli anni 70. Il famoso inseguimento. Col famosissimo inseguimento che è ripreso, poi magari lo vedremo alle nostre spalle, alla versione più diciamo più recente degli anni 70, che ricordiamo nel film Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage. Qui oltre la cattiveria nell'estetica, poi potremmo notare anche una cattiveria nel cuore, nell'interno. Infatti se potete notare i particolari del motore che parlano da sé. Quanti cavalli ha questo motore? Questa è una macchina performante, è stata un attimino potenziata e dovrebbe fare intorno ai 350 cavalli. 350 cavalli, c'è un 8 cilindri AV. È un 8 cilindri, è un 351 Cleveland, 351 è il cubic inch, la cilindrata è un 5008 di cilindrata e in questa versione è un cambio manuale proprio come nel film Fuori in 60 secondi. Quella era una versione Shelby che, ahimè, in Italia che io sappia non ce n'è neanche una. La Shelby è quella con la famosa livrea bianca con le strisce azzurre, se non mi sbaglio? La Shelby era un preparatore che lavorava per la Ford, eccetera, caro Shelby. Le hanno fatte sia in livrea bianca con le strisce blu che in livrea grigia, come nel film Fuori in 60 secondi. Hanno fatto una serie di versioni limitate che hanno raggiunto negli Stati Uniti dei prezzi di tutto rilievo. Se ci immaginassimo questa automobile rossa e bianca, tutti scoprirebbero subito che è la macchina di Starsky Hutch. Faccio io Hutchinson, tu Starsky o... Il problema è che ci avevano tutti e due i capelli, io non posso fare né l'uno né l'altro. Dai, previo questo. Sì, questa è la Ford Gran Torino del... Questa è un 73, effettivamente quella di Starsky Hutch era un 74. Però di versioni ce ne sono talmente poche poi in Italia che insomma è una macchina di tutto rispetto. Sì, a parte il colore, hai ragione. È lei. È oltretutto vernice originale ed interni pure. È un 5.8 di cilindrata pure questa, è un 8 cilindri AV con il cambio automatico che caratterizza un po' tutte le vetture d'oltreoceano. Questa Cadillac in versione chiusa a me personalmente ricorda il film Fandango. A parte il colore, quella era azzurra, se non erro questa è nera. Sì, la livrea è diversa, sì, hai quasi ragione, nel senso quella del film Fandango era un 59, cambia la pinna posteriore che era più alta, più pronunciata, con un doppio fanale, però il muso è lo stesso, la parte anteriore è identica. È un 60 ed è una versione, un cult, secondo mio parere qui la Cadillac è arrivata al massimo splendore, alla massima proprio... All'apice dell'opulenza e delle cromature. Ti do ragione. In questo caso poi è una versione
particolarmente conservata, ben conservata, perché la vernice e gli interni sono i suoi originali, è di un socio nostro che ce l'ha poi da parecchi anni. Ci racconti la storia di questa Mercury, Max? Questa è una versione molto particolare, un Mercury del 58, è di un nostro socio, è una macchina a mio avviso splendida. E l'hanno fatta poi in serie limitata, è un Continental Kit, è particolare anche per il tipo di meccanica, ma soprattutto per il tipo di cambio, che è un cambio elettroidraulico ma a comando manuale con dei pulsanti. Quando uno guida schiaccia dei pulsanti laterali al volante e si innestano le marce. Non è così facile da guidare, però insomma basta prenderci la pratica, poi ci sono già le dimensioni, penso che che la rendano di difficile guida. Ripeto, ha una storia, una vicissitudine un po' strana, nel senso che il nostro socio l'ha comprata in Australia, non in America, ad un'asta. È un 7200 cilindrata e ha 360 cavalli. Passiamo alla Buick. La Buick, in questo caso sono due pezzi di raro rispetto, nel senso sono tutte e due 8 cilindri. La differenza è che lo Special, che questa è la nostra destra, è un 8 cilindri a V, è un 55, questa invece è un 8 cilindri in linea. La particolarità è la disposizione appunto della meccanica. Un 8 cilindri in linea è un motore di una lunghezza considerevole. La lunghezza è notevole. E dal frontale si può notare che anche questa ricorda un film. Rain Man, l'uomo della pioggia. Rain Man, l'uomo della pioggia. Il frontale è lo stesso, in quel caso in Rain Man era un convertibile, una versione un po' diversa, però il Buick 8 del 50 è riconoscibile per questo spettacolare muso, sembra che sorrida. Dopo aver valutato così approfonditamente le Mustang, non potevamo non citare la Chevrolet Corvette, che anzi come automobile sportiva ha cominciato la sua carriera addirittura prima della Mustang. Sicuramente. La Corvette ha avuto il suo lancio negli anni 50. Questo ne è un esempio, questa è un anni 50, poi passiamo a un anni 60, un 66 per l'esattezza, con varie motorizzazioni. Si va dal 4.9, sempre a 8 cilindri, al 7004, al 427, alle versioni poi 5.7 negli anni 70, fino ai giorni nostri, perché poi dagli anni 70 fino ad oggi, al 2000, la cilindrata è rimasta invariata, ovviamente con tutte le evoluzioni di tecnologia che si comporta. Qui vedete le varie versioni, sono la C1, la C2, la C3, la C4 e l'ultima che è la C5. Siamo uno dei club più attivi del settore, noi organizziamo raduni, manifestazioni, un po' tutto l'anno, zona Triveneto, poi ci si sposta oltre Alpe, dove il fenomeno americano è già sentito da molti anni. Non poteva mancare una Ford, voglio dire, il nome Ford in America è quello che ha dato il via alla motorizzazione di massa. Concordo. Oltretutto qui ci sono due case antagoniste, la Ford e la General Motors. La Ford in questo caso è sempre un anni 50, è una Fairlane, che è stata una berlina che ha un po' rivoluzionato il far l'automobile negli anni 50, il primo vetro bombato. Era una berlina per la famiglia tipo. Questa è splendida, è stata restaurata in maniera a mio avviso eccellente, è di un nostro socio proprio di Padova. Questa invece era la berlina sempre degli anni 50. Il berlinone, come si può dire qui in Italia, del Cumenda. Sempre una versione 8 cilindri, già negli anni 50 aveva i sedili elettrici, l'aria condizionata, i finestrini elettrici. Passiamo agli anni 70, siamo con una Lincoln Town Car, ci puoi dire qualche caratteristica di questa automobile? Town Car del 75, Lincoln e Cadillac sono le più lussuose, tra le americane le rifinite meglio, forse anche le più conosciute. Questo modello qui, se fosse nera e modificata, ricorderebbe un film, forse qualcuno se lo ricorda, La macchina nera. Io personalmente me lo ricordo, ma va bene, io ovviamente sono una persona un po' esatto. C'aveva il padiglione più basso, era parecchio cattivo e semplicemente due fari tondi, se non sbaglio, non il doppio faro. Sì, era modificata. Film inquietante. Film abbastanza inquietante, difatti Bianca la tranquillizza un po'. È un 7600 di cilindrata, sempre 8 cilindri,
ed era Town Card, era la macchina da città, il coupé da città, per le loro città forse. Max, se in un film americano due persone stavano tranquillamente andando in automobile, poi ad un tratto davano un occhio allo specchio retrovisore e vedevano che c'era un'automobile come questa che li seguiva, cosa voleva dire? Voleva dire che bisogna fermarsi immediatamente. Poi è da ricordare che negli Stati Uniti non bisogna mai scendere dalla macchina. Prima cosa che è successa a me, sono sceso dalla macchina quando mi hanno fermato. Se non stavo attento, penso che mi sparavano dietro. Sì, questo è una Buick, è della classica macchina dell'FBI. Penso che non occorra aggiungerci altro. Il colore lo conferma poi. Continuiamo, Max, la carrellata sugli anni 70 e vediamo questo cofano bianco di proporzioni veramente spropositate. Anche per la meccanica, questo è il Cadillac Eldorado, penso sia la mitica, anche forse la più conosciuta. E questo è un Eldorado del 75, l'hanno fatta dal 71 più o meno fino al 77. Ed è stata la più grossa quasi in assoluto come cilindrata, perché è un 8004. E la particolarità è che anche la trazione anteriore, quindi è abbastanza singolare come modello. Se al posto del logo della Cadillac ci fosse un bel paio di corna, questa sarebbe la macchina di? Di Boss Hogg, magari mettiamo su anche qualche chilo così facciamo anche pandan. Sì, è quella. Io poi sono particolarmente innamorato degli anni 70 perché penso che nonostante i 30 anni che hanno, sono macchine che possono essere utilizzate quotidianamente, ma non, ahimè, per i consumi, ma tanto per i comfort, perché i cruise control, i freni a depressione per l'antibloccaggio, i sedili elettrici, la capota elettrica, hanno delle soluzioni d'avanguardia per l'annata, e guidandole posso assicurarvi che non si sente assolutamente l'età che hanno. Sì, diciamo che sono soluzioni tecniche che in Europa sono arrivate per la massa 10 anni dopo. Sì, vorrei dire anche forse qualcosina in più, forse qualcosina in più. Non poteva mancare, Max, un fuoristrada nella collezione di auto americane. I fuoristrada poi, a parte, a mio avviso, sono i mezzi americani più usabili. Questo è un Blazer e poi sono le antesignane degli sport utility, dei SUV. Basti pensare, questo è un 75, ha già l'aria condizionata, il cambio automatico ed è un'estrema comodità, visto che da noi fuoristrada nei primi anni 80, che ha iniziato a diffondersi, non erano certo comodi. Molto spartani. Gli americani penso che abbiano un'arte nel fare fuoristrada. Max, ti ringraziamo per questo tuffo oltreoceano che ci hai fatto fare, se così si può dire. E ti ringraziamo, vuoi dire qualcosa agli spettatori? Intanto ringrazio voi. Ma speriamo di avervi fatto sognare, almeno per un attimo. Ciao, grazie.